Hola, io sono Marcus Gronne, signore e signori, benvenuti nella prima puntata della serie In Vanilla 1.9 con questo super aggiornamento molto molto interessante, con un sacco di novità. Il signor Marcus Gronne si spinge sul lato Vanilla soprattutto perché non è a casa, cioè non sono a Roma, sono a Milano in vista de... credo che dovreste vederlo oggi, sabato e domenica al Comic Con di Milano Roma e il 19 e il 20 a Venezia Comics. Rimarrò qui fino al 21 e quindi non ho il mio PC, quello su tutte le mod. E quindi, signori, questa è una serie sostitutiva che però ma che cazzo stai dicendo, un villaggiolo? Che culo! Questa serie però, no, io sono stanco di... le serie vanillose, quelle dove andiamo in giro a fare un cazzo. E infatti nella prima, diciamo, puntata ho fatto una richiesta: ma guardate, il ben di Dio, lezze, ma cosa mi dici mai? Ma è una partenza alla stragrande, ma è alla stragrande. Buongiorno là, come sta? Tutto buono, tu sei buono, rimani qua. Allora, ho fatto un video e ho chiesto di darci, cioè voi mi date nei commenti degli obiettivi e io li porto a termine, diciamo non il prima possibile, però questa serie sarà obiettivi, molto semplicemente. Ehi là, come va? Come la sa va? Molto bene. Ce ne stanno tanti, alcuni sono sparati subito a uccidere il drago. Ma una serie di obiettivi deve essere divertente subito, non può essere divertente, cioè non può esserci un obiettivo così lontano. Indicoscia, oltre a Arsa, Coscia e Piscia, io direi, vi suggerisco di darmi obiettivi nei commenti che siano più fattibili e anche un po' più cazzoni. Faccio un esempio stupidissimo: un nostro iscritto, Stefano Tassi, mi dice fatti una zappa di diamante, quindi devo trovare diamanti e tutto quanto, e poi passa una notte all'aperto combattendo soltanto con quella. Questa è una cosa interessante, perché è divertente, che è molto diverso tra prendi le ali e poi le ali non ci faccio niente, cioè nel senso sì, sono fighe, bla, sicuramente sarà un obiettivo finale, però cioè, cerchiamo di darci cose più stupidotte, più divertenti da realizzare, più facili da realizzare, soprattutto all'inizio. Allora, in questa, per chi non lo sapesse, anche se effettivamente lo stanno facendo tutti, Minecraft 1.9 bim bam bam, è una sorta di evoluzione del combat system di Minecraft. Indicoscia, getting wood, ammazza, sei sveglio amico mio. Indicoscia, quando premiamo con il tasto destro, vedete in basso a destra, dopo l'hot bar, che si carica una spada. Se noi premiamo mentre quella spada ancora non si è caricata, il nostro colpo sarà molto 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 debole. E quindi significa che ci rompono il culo. Poi hanno implementato gli scudi, hanno implementato un sacco di cose. E quello che voglio fare io... laggiù c'è una giungla. E quello che voglio fare io è assolutamente, in questo momento, fare una casettina, una cosa... vorrei fare una bacheca gigantesca. Potremmo eleggere questo villaggio a nostro rifugio atomico e intanto proteggerlo, perché effettivamente, se poveri cristi, questi hanno bisogno di luci, difense tutto intorno e cosine del genere. Però questo potrebbe diventare una nostra casetta stupidissima, cioè non una nostra casetta, potrebbe diventare effettivamente una sorta di città, sperando che non mi muoiano tutti quanti sti coglioni, perché i villager di Minecraft sono proprio stronzi, cioè nel senso vanno in bocca agli zombie, ma va bene. E in cui fare questa bachecona gigantesca. Ciao Bucca, come stai? Io però prima non voglio perdermi in ciance, perché io mi perdo in ciance per qualsiasi cosina, perché se mi perdo in ciance e diventa nottole, ecco qua, facciamo una spada di legno di quelle brutte, andiamo a riprendere le pecore prima, dopo i zombie mi mangiano i villaggieri e io non voglio. Vedete, io sono abituato a spammare l'attacco e invece bisogna fare bam bam, e vedete, l'ho ucciso con due colpi invece che con quattro. Ok, abbiamo la possibilità di fare un letto, sono molto 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 felice. Ragazzi, negli obiettivi siate fantasiosi, siate divertenti e cercate di farli, cioè se stiamo a inizio serie facciamo cose da inizio serie, non mi dite che ne so, tipo fai una farm di, perché ancora non sono andato nel Nether. Anche se qualche farm, qualche suggerimento di farm ci starebbe. Vedete Vobis, io ne ho già collezionati tanti,
Non vi preoccupate a ripeterlo se vi piace davvero tanto sotto ai commenti, perché i commenti sono tanti e può essere che mi sia sfuggito, ecco tutto. Allora, io direbbe che oppela, un piccolo house stupido ce lo possiamo fare e possiamo rubare questa cobblestone. Ah, io, chi è che? Ehi, mucca! Ehi tu, mucca, da me pollo. No, non era proprio così. Dovremmo fare delle torciole per permettere a questi tizi di non essere attaccati dagli zomboli. Però il problema grande è che non ci avrò mai abbastanza torce. E tu alla fine. Guarda quella mucca. Una mucca. Oh, ma non abbiamo visto se c'è un fabbro. Allora, qui ci sono dei libri, che schifo. Non ci fanno assolutamente. Assolutamente, dopo li prendiamo. Ma sono tutti bianchi. Lo sapete che io non lo sapevo, cioè, quindi dovreste voi lo sapete. Ah, il cleric vuole. Il cleric non è male. Questo qui chi è? Com'è? Vieni qua, vieni. Ehi. Questo qui è quello che lavora la pelle. Ma c'è il tizio, l'agricoltore, come si chiama? Agricoltore? Devo smettere di fissarmi, che mi sta a mettere davvero angoscia. Non c'è l'agricoltore in questo villaggio blu. Dove cazzo sta? Si è perso? Ah, forse è uno di quelli rinchiusi, tipo, da se stesso. Dove sta? Tu chi sei? No, fermo, dove vai? Qui. No, questo è carico. Devo imparare a riconoscerli. Vediamo un poco se è questo oppure no. Ah! Cioè, tu c'hai l'erba in casa, però non ci stai, va bene. Va bene. Muccole. No, pensavo che fosse il coso. Tu sei un libraio? Sei una libreria? Sono una libreria, Marcus. Ehi là. Una Grafton Tables. Stavo a mettere la mappa, tra l'altro. Ah, vi ricordo che questa serie verrà moddata nel momento in cui usciranno le mod. Nel senso, non moddata pesante. Però. Una mucca incastrata là dentro. Ma cosa c'è? Vai! Non c'è il fabbro. Niente fabbro all'orizzonte. Pa pa pa. Pa 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 pa. Giungla, Giungla. Albero, giungla. Giungla albero. Opa. Aio. Allora, io rompo. Ma ho fatto il piccone. No, ho fatto la spada. Volevo far piccone, ho fatto la spada. Ma sarò un Gandalf rimbambito. Volevo fare un piccone e ho fatto la spada perché sono un rincoglionito grande, ma davvero, davvero potente. Ma non vi preoccupate, se siete nuovi di questo canale, oltre a invitarvi a iscrivervi, vi volevo invitare a stare tranquilli. Sono un rincoglionito perché ho un enorme disturbo dell'attenzione. Quindi, mentre faccio una cosa, ne dico un'altra e ne penso ancora un'altra. Cioè, io adesso sto a pensare, è il caso di sprecare questi pezzi, questi 9 pezzi per fare una fornace piuttosto che fare un piccone? E la risposta è no. Cioè, dovrebbe essere sì, però è no, però poi un giorno che siete grandi ve lo spiego. Io ho fatto il piccone, così scavo più velocemente gli altri 3 pezzi. Io questa casa l'ho già distrutta. Allora, sono, in realtà, Marcus Cron doveva proteggere il villaggio dei villager, ma in realtà è diventato la sua nemesi. Ok, io... Voglio, l'erba voglio, non cresce neanche nel giardino dell'imperatore. Slash! Spatapà! No, ma, vedi? Ma. Sono fortissimo a combattere, non so se avete notato. Oh, bello, da casa mi hai dato pure la pelloccia. Dacci la pelle. Pedum. Grazie, Pollo, mi piaci così. Oh yeah, no, perché tipo stavo morendo di fame. Di fam. Allora, una volta cotte queste sbraciole di agnello, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, volevo assolutamente improntare una bacheca. Però io sono una pippa a costruire. Lo dovreste sapere quasi tutti. Quindi stavo pensando a dove farlo. A dove fare una bacheca gigantesca con tutti i cartelli dove mettere gli obiettivi che mi avete dato voi, perché io seguirò quelli, e anche a costo di tipo sbagliare totalmente a livello. Guardate come si rigenera la vita. Ah, interessante. Uovo, grazie. Hop. Allora, questa zona è bellissima perché si fonde la giungla con la pianura. Là c'è il cacao smaravigliato. Ma che bontà questo cacao, mera. Oddio.
mi suona la sveglia. Perché mi suona la sveglia alle 11? Non lo so, forse temevo di non essermi svegliato. I meloni così random. Ma come stiamo? Perché non si rompono secondo voi? È vietato rompere i meloni. Non rompere i meloni, Marcus Cron. Ma sono meloni finti. Ma perché lagga come se fossi un server Minecraft, raga? Qualcuno gli dica qualcosa a Mojang o la Microsoft. Shit. Ok, va bene. Vedo che si sta sbuiando. Vediamo un po'. Non posso andare a dormire adesso, serve. Vediamo un po'. Ma guarda, che strano. No, vabbè, questo è incredibile. Ragazzi, è incredibile. Guarda. Guarda come sdroppano. Però no, non voglio far spawnare i zombie. Non voglio far spawnare gli... E io il bello che mi so... C'avevo gli strumenti e non l'ho fatto. Cioè, non li ho portati con me. Ma quanto posso essere incoglionito? L'avevo detto che sono incoglionito. Quindi non potete farmene una caolpa. Rifacciamo la crafting table. Incredibile, c'ho soltanto due pezzi di cobblestone, quindi dovrò far piccone la lascia de stupidissima. Oh, posso dormire? Posso dormire. Io sto stortissimo perché purtroppo... Ok. Abbiamo un piccone house, ma volevo un'ascia un attimo. E io scavo verso il basso. Io sono un temerario. A me quelli che dicono non si può scavare verso il basso, me ne sbatto le palle. Io scavo verso il basso quanto mi pare, come mi pare. E non capisco perché questa zona sembra come se fosse la zona di spawn di un server dove... Ehi, non puoi assolutamente rompere qui! Agagagaga! Quindi va bene, chi se ne frega della musica. Signori, prendiamo un poco di legno. Un poco di legno lo prendiamo dall'albero della giungla, che è molto assai cicciotto. Sono preoccupatissimo. Ma poi schizza fuori alla velocità della... Mojang! Dai, non me fa così, cioè... Ogni volta che fai una versione nuova è peggio implementata di prima. Avete visto? Dove cazzo? Ma dove andrà? Dove si loga? La santa pace. Oh, adesso è guarito. Sai, sono Minecraft. Ho la stessa prevedibilità di una donna mestruata e con la menopausa. Cioè, va bene. E di un serial killer. Che effettivamente una donna mestruata e con la menopausa... È praticamente un serial killer. Ok, dai, ce n'ho un pochino. 13. Ok. Per fare la bachechina voglio però il legno di oca, perché quello del jungle, sinceramente, senza offesa per chi gli piace, mi fa schifo abbastanzina. Qui continua a laggare. Io proverò a dargli più RAM. In realtà, tecnicamente, già gliene sto dando di più. Dovrebbe stare a 2 GB. Gliene daremo 3, ma chi se ne frega della musica. Non ci facciamo fermare da questo. Prendo anche un po' il cacao smeravigliato e poi mi ridirigo verso il nostro rifugio. Beh, ma ho sbagliato direzione. No. Eccoci qua, speriamo che nessuno zombie, nessun villaggero sia stato maltrattato dagli zombie quest'oggi. E mi piace, devo essere sincero, mi piace cercare un punto. No, Marcus Cron, qui c'è un buco cattivo e tu non ci devi andare. Ok, questo dovrebbe essere il punto più alto del villaggio. Yes. Io direi... Qui, va benissimo. Facciamo così, Oakwood. E voilà, intanto continuano a scrivermi per messaggio e io continuo a non mettere, a non togliere la vibrazione che mi dà un fastidio cane. Opera. Perfetto. Ovviamente, che cosa fa Marcus Cron? Le prende la crafting table? No, la lascia lì perché sei un papà. Ok, ma va bene lo stesso, è bellissimo, è meraviglioso. Padabim e padabam, facciamo un po' di cartelloli. Ne facciamo, sì, 21 è quello che mi va. Allora, ogni puntata ne metterò 2-3. Io adesso purtroppo devo farvi così perché devo andare a leggere. Questi qui ce li metteremo, cioè io li metterò dentro il gioco lentamente, però li conservo di qua. Allora, abbiamo un... Fai una casa a forma di birra, ok. Mettiamone alcune randomiche. Avevamo parlato del nostro Stefano che ci diceva notte fuori con zappa di diamante. Ok?
Questo è Stefano. Speriamo che c'entri tutto, Tassi. Poi io qui non so come voglio fare per fare ok o meno, quindi per ora li mettiamo randomici perché non mi andrebbe di romperli. Capito? Capito. Potrei sottometterci tipo un pezzo di lana rossa per dire che l'ho fatto. Bello! Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Allora, abbiamo scudo molto Gaio. Gaio non è un'offesa, ragazzi, non mi sbomballate il cazzo. Aprite il dizionario e andate a leggere il volo di Gaio. È uno scudo felice. E lui è The Pine Apple Guy. Vabbè, ci stai. E una che andrà avanti, poi va bene, troverete altre perché io le vado a selezionare. Ed è fai un... no, dove sto scrivendo? Una casa a forma di boccale. Vabbè, di birra. Questa è bellissima, cioè ragazzi, se ci riesco voglio la standing ovation. Dove sta il nostro amico? Si chiama Simone Citti. Ok, questi sono i tre obiettivi che abbiamo segnato oggi. Vi ricordo di lasciarne altri nei commenti. Vi ricordo di supportare questa serie perché sarà quella che ci accompagna per questa settimana. Quindi vi prego, lasciate un bel pollicione e condividete il video se vi è piaciuto. Io sono Marcus Cronna, noi ci vediamo domani con la nuova puntata e con il Mod Spotlight. Bella per voi ragazzi, dai.